Oggi per Liguria Today siamo al centro ipico del Bardigiano, a Bavari, sulle alture di Genova, per capire come gli ultimi due anni di Covid e l'ultima peste suina hanno inciso sulla loro attività. Valeria, spiegaci il nome di questo centro ipico. Cosa vuol dire Bardigiano? Allora, Bardigiano è una razza di cavalli italiani, autoctoni dell'Appennino Tosco-Emiliano, che venivano utilizzati nell'agricoltura e nel trasporto e che successivamente però eh, all'ingresso di macchinari agricoli sono stati sostituiti e si è persa un po' la passione nell'allevarli, se non per il consumo alimentare. E sulla Liguria dei soci hanno aperto questo centro nel 1980 per la salvaguardia della specie, per ricreare un numero eh, di animali che potessero sostenere comunque l'albo genealogico e quindi è nata questa società per la salvaguardia appunto. Adesso diciamo che il cavallo bardigiano è molto utilizzato in Italia per lo sport ludico, per i bambini ma anche per i trekker perché sono dei cavalli che in campagna lavorano benissimo, noi diciamo sempre simpaticamente che sono dei trattori perché questo è il loro reale utilizzo e si è espanso anche il mercato del cavallo bardigiano nel nord Europa dove hanno sempre molta tra virgolette fame di poni perché hanno invece cavalli più grossi e di struttura come per esempio la Germania, la Germania è, uno, è una delle nazioni che acquista e ama il nostro cavallo bardigiano Nel vostro centro ipico ci sono solo cavalli bardigiani o anche di altre razze? Allora ci sono soprattutto cavalli bardigiani perché noi proponiamo l'attività appunto equestre sul nostro tipico cavallo, però siamo aperti anche a livello di pensione cavalli anche ad altre tipologie di cavalli, quindi poi all'interno delle nostre strutture aperte o scoperte trovi anche dei cavalli che non assomigliano proprio a questi che vedi dietro di noi. Ecco Valeria, veniamo da due anni molto difficili a causa Covid. Come siete riusciti a superare questo brutto momento? Allora, sicuramente con la forza di volontà nostra, del nostro staff, dei nostri soci, che a livello economico comunque ci sono sempre stati, e poi piano piano siamo riusciti a rientrare nell'attività non piena. Avevamo il permesso di lavorare con sei persone al giorno quando poi hanno riaperto eh, le società sportive piano piano per tornare alla normalità estiva. Il secondo anno un po' meglio e adesso siamo al terzo tra Covid e nuova emergenza sanitaria diversa. Ecco, i tanti iscritti al tuo centro ipico, penso che siano soprattutto ragazzi giovani o bambini, come hanno appreso questo nuovo impedimento di poter diciamo, andare a fare passeggiate a cavallo? Allora, sono ragazzini, sono anche ragazzi grandi, anche leggermente più giovani di me, ma sono anche adulti, anche più grandi di me. Ecco,. Eh... Al momento ehm, li sto tenendo ovviamente in campo in sabbia perché questo è il regolamento, anche se loro scalpitano eh, per questa passione che hanno che è appunto vivere il bosco e vivere il nostro territorio. Abbiamo anche tanti enduristi che sono degli sportivi che in allenamento, in gara, loro affrontano delle prove nel bosco. Al momento gli enduristi liguri sono fermi in campo in sabbia, potranno partecipare a manifestazioni però senza aver provato a casa un po' di allenamento e questo è potenziante per lo sportivo Ligure perché lo sportivo di un'altra regione è più avvantaggiato dal fatto che continua il suo allenamento. Noi al momento siamo fermi. Io ho chiesto ai miei allievi che sono tutti super responsabili e hanno un'educazione naturalistica altissima rispetto a, ad altre persone che non sono in questa situazione di aspettare e di vedere se e ovviamente verranno presi dei provvedimenti, verrà cambiato un po' questo impedimento nel corso dei prossimi mesi e la speranza è quella. Ecco, i provvedimenti presi per limitare la pandemia della peste suina, secondo te sono corretti o si poteva intervenire in modo differente? Ecco, eh, a riguardo io ho un'opinione personale, ovviamente non mi metto nei panni di chi deve prendere certe decisioni, però poi alla fine dei conti vengo coinvolta direttamente e l'attività per cui eh, lavoro tutti i giorni. Eh, sicuramente la problematica c'è ed è reale e è concreta, eh, però bisognerebbe anche valutare il fatto che ehm, certe normative sanitarie sono applicate da anni e anni e che a livello evoluzionistico si potrebbe pensare prima a un'educazione diversa, un'educazione naturalistica eh, di tutte le persone eh, della città di Genova, comunque che frequentano i boschi, e poi di limitare l'accesso se queste, questa educazione non ha avuto un effetto positivo. Perché eh, purtroppo noi eh, persone che lavoriamo nell'intrattenimento, nello sport eh, e lavoriamo nel bosco, Veniamo limitati ulteriormente senza pensare che per noi è questione anche di sopravvivenza.